Ciao a tutti e bentornati su Imperator Rome, bentornati alla nostra partita con l'Impero Romano. Dopo essere riusciti con molta fatica a sconfiggere la ribellione in questa che sicuramente è una partita molto improntata sull'aspetto militare, anche perché è una scoperta del gioco e quindi la parte per così dire diplomatica avrà bisogno sicuramente di qualche scoperta in più come quella economica, quindi lo faremo magari in un'altra partita con un altro stato, anche perché con Roma è un peccato non utilizzare appieno la componente militare. Ebbene, in questa partita ora il nostro obiettivo è uno solo: mettere fine a Cartagine. Una volta messo fine a Cartagine potremo iniziare a programmare una nuova grande guerra contro la Macedonia, forse, che sta crescendo troppo rapidamente, o contro l'Egitto, chissà, espanderci comunque al di là del mare. Bene, per dichiarare guerra a Cartagine, mentre qua stanno continuando a venire arruolati degli elefanti, questo mi sembra più che buono, anzi continuerei sia a produrne, ma sia ancora uno. E anche qua, non so se ne ho ancora in costruzione, sì, ancora uno. Possiamo reclutare almeno una nuova legione, perché adesso ne abbiamo qua 1, 2, 3. Qui però non sono legioni, quindi niente. Quindi abbiamo 3 legioni disponibili. No, allora ce ne vanno almeno altre 2. Almeno altre 2 legioni. Quindi direi di venire a Roma e reclutare un po' di principes. 1, 2, 3, 4 principes, 2 sagittari, 2 equites e 2 veliti. Uno qua, una Neapolis, dove dovremmo... No, non possiamo costruire le stesse cose, porco cane, ci mancano... Vabbè, possiamo reclutare comunque tutto nel Lazio, non ci ho pensato. Allora, 1, 2, 3, 4. Rimango con delle legioni da 10. Perché rimango con delle legioni da 10? Perché preferisco avere delle legioni da 10 che poi io possa dividere, cioè arruolare, utilizzare magari 2 legioni insieme, 3 legioni insieme, però poi possibilmente dividerle, perché con 10 sostanzialmente puoi già mettere sotto assedio quasi tutte le principali fortezze, quindi insomma dovrebbe rendermi abbastanza più facile la situazione. Ora, mentre stanno arrivando anche i nostri amici, ci fa guadagnare 2 soldi, cosa che ovviamente ci servirà, perché a breve potremo avere dei grossi problemi. Continuo a avere dei problemi in Magnesia. The Persian Local la potenza locale persiana di Uzia ha evitato la guerra, va bene. Noi qui tra l'altro abbiamo ottenuto da loro una pace, per questo abbiamo un accordo con loro fino al 581, quindi 9 anni, poi gli riminacceremo la guerra per avere un altro pezzo. Ci vorrà sicuramente uno che vada a mangiarsi loro, quindi questo riduce la forza delle armate che possono unirsi. Qui peraltro stiamo creando dei nuovi che andranno poi a unirsi alle nuove armate. L'idea di utilizzare gli elefanti dovrebbe darci abbastanza vantaggio, quantomeno negli scontri in campo aperto. I problemi sono in Musulania e Maxiesia. Vediamo un pochettino cosa possiamo fare. Beh, sicuramente intanto possiamo continuare con gli Omena, lo stiamo già facendo. Voi siete in assimilazione culturale, perfetto, e in Musulania anche. In realtà dovremmo mettere un po' tutto in assimilazione culturale, intanto lasciamo pure andare avanti così intanto si arruolano. Dovremmo mettere un po' tutto in assimilazione culturale, quello che non è prettamente romano, quindi direi anche qua. Vediamo un pochettino. No, tu passami pure a cultural assimilation. E tu, che credo sei diverso, infatti, passa pure a cultural assimilation. Sprechiamo un pochettino di punti, ma dovrebbe permetterci di accelerare un pochettino. Tu anche. Cultural assimilation, grazie. Perde 10 di lealtà, guadagna un granaio. Va bene. Proseguiamo pure su questa strada. Cultural assimilation. Sì, perché l'assimilazione religiosa sì, è importante, ma può procedere in realtà in maniera leggermente più lenta. Andiamo avanti con questa assimilazione che ne abbiamo veramente un gran bisogno. Qua abbiamo già 6.000. Inizio a mandare la flotta magari. Dov'è qua? Perfetto.
Dovrebbe riuscire a raccoglierli tutti e tre. Chi ha fatto prima è solo perché probabilmente gli avevo messo al primo posto i veliti, che si arruolano leggermente più in fretta, ma dovrebbero finire più o meno tutti insieme. Possiamo chiamare un nuovo Omen. Possiamo continuare a far scendere l'aggressive expansion. Sì, perché se battiamo Cartagine e gli conquistiamo, li conquistiamo quasi del tutto, direi che a quel punto avremo bisogno veramente di far scendere l'aggressive expansion. Ok. 1, 2, 3. Imbarcati. 3. Imbarcati. Prima magari assegniamogli qualcuno. Tu anche imbarcati. A te assegniamo. Va bene. E a te assegniamo lui. Va benissimo. Sono 3 legioni coscritte. Per carità, non saranno ovviamente il massimo, ma è meglio di niente. Adesso li facciamo sbarcare quassù. Anzi, qua. Perfetto. E dovremmo prepararci in maniera abbastanza decisa. Tra l'altro, come al solito, spendiamo un pochettino di soldi per costruire. Granai sono ormai ufficialmente una delle mie cose preferite da costruire. Aumentano la popolazione, quindi aumentano anche la base arruolabile. Infatti in questo momento di denaro ne abbiamo veramente aiosa di denaro. Quindi preferisco aumentare la popolazione, facendo magari pian pianino anche un po' opera di conversione. Al limite potrei costruire qualche marketplace, più che altro per diffondere la civiltà. Una cosa che potrebbe essere interessante. Però io mi dimentico sempre delle mie province qua giù. Peraltro sono gentili perché non si ribellano mai, non rompono le palle. Però bisogna anche ricordarsi di loro. Perfetto. Ok. Potere 2 più 5 più 2 50 del potere degli Omen. Allora, vediamo un pochettino le truppe. Una, due. Tra l'altro torniamo magari alla visualizzazione politica, se non capisco una sega. Chi sono ancora quelli che non hanno un esercito? Vabbè, te. Tu sei semplicemente da difendere, in fase difensiva. Tu invece vai qui, così ti unisci a loro che avanzano. Perfetto. Dovremmo avere degli altri. Uno lo mandiamo qui, a lui che si unisce, e tu anche vieni quassù. Perfetto, dovremmo avere tutto. Così in questo modo dovremmo ritrovarci con 5 legioni, 6 legioni pronte, di cui una leggermente più grande. Mi sfugge perché qua siete in due. Selezioniamo te e ti manderei qua giù a sud. Non so perché Musulania si sta muovendo. Siete alleati di Cartagine, maledetti? No, siete in guerra con Cartagine. Fico. Questo ci potrebbe dare una grossa mano. Quantomeno i cartaginesi dovranno iniziare uno scontro militare con qualcun altro che non siamo noi. Intanto perderanno delle truppe. Questo a me va assolutamente benissimo. Appena sarà tutto pronto, direi che li possiamo poi iniziare a spazzare via. Norisha guadagna 20 di opinione, va bene. Dove state arrivando lì? Perfetto, così anche a loro diamo un 2000 di... almeno un migliaio di elefanti. Fondiamo tutto, tu ce l'hai, perfetto. Voi avete tutti gli elefanti che servono. Sì, dai, va bene. E arruoliamone ancora uno, va. Giusto per fornire anche l'ultimo War Elephant anche a lui. Qui stanno tornando indietro dopo essersi presi grandi mazzate. E questo è molto positivo per noi. Potrei arruolare anche dei mercenari. Tutto da mandarglieli contro. Ce ne sono 35.000. Ma si potrebbe anche fare, utilizzare i mercenari per provare a mandargli in fuga le truppe. Vediamo un pochettino, experience decay più 10, aumenta la velocità delle navi, non mi interessa particolarmente. Aumenta l'investimento, diminuisce il mantenimento.
Ah, questo fa scendere ancora di più l'aggressive expansion. Mi sembra ottimo. Mi sembra ottimo. Perfetto. Questo mi serve e come. Ma sì, dai, siamo... Bah, soldi sì, ne abbiamo un pochettino. Ci costa 50, ma no, dai, lasciamo stare per ora. Vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare con le nostre armate. Inizialmente ovviamente viaggeranno abbastanza compatte, anche perché ho visto un esercito di 17.000 uomini. Ok, open diplomacy. Non voglio fare show superiority, ma voglio... Cazzo, non ho abbastanza... Oh, che coglione, mi sono dimenticato di fabbricare il claim. Quindi devo aspettare i 158, vabbè che arriveranno abbastanza in fretta, più 8. Dovremo fare abbastanza in fretta. Perdiamo 1000 uomini. Non possiamo far arrabbiare Vibius, che hanno razziato una zona. Perde 5 di popolarità, local arrest più 2, va bene, non importa. Qui stanno arrivando truppe di Cartagine. Sono principalmente mercenari. Ma va bene, così, meglio ancora. Direi che stanno bruciando truppe. Tra l'altro dovessero riuscire ad annettere la Musulania, a me non andrebbe neanche così male in realtà, perché potrei in questo modo andarli a conquistare. Adesso vediamo un pochettino. Potrebbero annettere loro quello che serve a me. Mettiamo qualcuno che sia... Ecco, perfetto. La Magna Grecia dal punto di vista culturale è a posto. Dal punto di vista della religione è a posto. Quindi no, va bene quello che stai facendo, va benissimo. Il problema è la Musulania, la Maxesia e la Cenomannia. Sì, non adesso, perché prima, se cambio questo, poi di nuovo non posso richiedere il casus belli a loro. 170, porco cane, sta salendo. Non era 170 prima, vero? Ah, perché abbiamo cambiato il console. Ho trovato un console inutile. Allora, dammi Tabracagna, va bene. Perfetto, così la conquistiamo subito e iniziamo a guadagnare punti. A parte che questa sarà una bella guerra di annientamento per loro, però... Siete in guerra ancora? Sì, perfetto. Venite pure qui a unirvi. E poi dichiariamo guerra. Loro di truppe lì ne hanno, eh. Tutte mercenarie, per carità. Però ci dà anche un'idea di quante probabilmente ne possono disporre in questo momento. 13, 14, 28. Ci sono i 20.000 della Musulania che magari riusciranno a fargli del danno. Un'altra invenzione, fantastico. Aggressive expansion impact meno 5%. Sì, continuiamo qua a ridurre... Che ripeto che temo che tra poco crescerai di, e non di poco. Perfetto. Ok. Partiamo dalle cose più importanti. Superiamo pure il confine. Teniamoci per buone quelle truppe lì. Cerchiamo di capire cosa vogliono fare qua giù a sud. Se continuano sulla Musulania, a noi va bene. Perdono truppe. Perdono territori. Tra l'altro lì qualcuno si è mosso verso sud e qua arrivano le prime truppe. Quindi vediamo di andargli incontro per aiutarli. Perfetto, per un tanto siamo in fase difensiva. Qui c'è qualcuno che sta conquistando truppe così a caso. Oh, fantastico. Cazzo, siete riusciti a vincere da soli? Bravissimi. Siete stati bravissimi, non me l'avrei mai detto. Beh, che quelle sono truppe anche che hanno già combattuto parecchie guerre, per carità. Però, devo dire che... Vi faccio i miei complimenti, ma non so neanche per ora se arruolare...
Io non so se li abbiamo persi in realtà perché abbiamo perso. Perché loro hanno la fortezza. Me le abbiamo solo perse perché loro hanno la fortezza. Quindi una volta presa la fortezza dovremmo riconquistarle. Benissimo, stiamo avanzando bene in profondità. Che cacchio fai? Oh. Ah, lì sì, perché si sono spostati e allontanati. Tu torna a prendere anche quello. Intanto vediamo qua giù a sud cosa capita. Capita che ce ne sono ancora 9.000. Mentre tu vieni qui. E tu vieni su Obba, va. Sì, non sono così convinto di far arretrare loro, però, perché non vorrei allontanare troppo. Mi piace avere sempre degli eserciti che si possano riunire l'uno con l'altro per darsi supporto. Cazzo, ci sono. Ma come ci sono arrivati qua questi? Oh, sentite. Amen. Dopodiché li mando ad annientare loro. E dopodiché li riuserò per massacrare cartaginesi a caso. Pazienza se ho perso quei punti militari che mi sarebbe forse piaciuto usare in altro modo, ma pazienza. Ok, andiamo pure avanti con l'opera di conquista. Lo so. Vieni a prendere Timida Burè. Vabbè, per ora direi che ci è andata più che bene. Anche perché poi questi simpaticoni di Musulani hanno fatto in realtà il grosso del nostro lavoro. Adesso qua saranno richiamati perché arriveranno altre truppe cartaginesi. Ma pur stando facendo il grosso del nostro lavoro, in realtà, perché stanno ammazzando più cartaginesi loro di noi, in realtà non credo che abbiano grossissime possibilità di espansione. E che cazzo, sti barbari. Lo so, stanno prendendo un assedio dopo l'altro. Oh, dai, va bene. Ci sta. Questi stanno razziando tutto. Dove sono i mercenari? Eccoli. Facciamoli arrivare fino a Cipes, va, così lo riprendono. Dopo aver, spero, annientato questi. Ok, vieni pure verso in là. Tu vai a prendere Ubon. Tu vieni verso sud. Ok, questo l'abbiamo preso. Qui adesso dovremmo riprendere anche questa fortezza, che poi non è una fortezza, ma è semplicemente una cittadina. Una volta ripreso questo, andiamo a liberare i nostri territori e dovremmo essere più o meno a posto. Perfetto. Ok. Ora tu, se hai voglia, vieni qua a sud e occupati del sud. Ah, tra l'altro dovrò mandare qualcuno a prendere qua a Tianza. Ma allora vieni un po' un secondo qua. Benissimo, questi stanno arrivando. Vediamo un pochettino qua come va avanti la conquista. Lo so che stanno razziando qualunque cosa. Non avevo truppe in zona neanche per sbaglio. Lasciamo pure a loro quei territori, va. Ah, hanno cambiato idea? Cazzo, qui ne arrivano però. Va bene, ce la potremo fare. Ah, sono mercenari, tra l'altro. Ah, ok, si sono annientati da soli. Bene, allora voi 33.000 che stavate andando nel nulla. Vabbè, tornate qua, facciamo una bella roba, così non rischio di perdere loro, casomai la flotta dovesse avere dei problemi. Prendo la flotta e la porto qui davanti. Tra l'altro, attenzione che questa partita è ancora giocata. Eccoli qua, però, qua stanno arrivando un botto di truppe. Questa partita è ancora giocata con la vecchia patch. Quindi le.
ci sono alcune delle modifiche. Rendete conto, questa purtroppo non la posso giocare con la patch aggiornata perché non sono compatibili save. Quindi cerca di sganciarti di nuovo. Tu cerca di venire a sud e lascia stare quella conquista, non è un problema. Tu vieni pure verso sud e tu vai a dare una mano a loro. Ok, siamo riusciti a salvarli, credo tutti. A salvare la legione, che è la cosa più importante, se no mi tocca riarruolarli. No, voi rimanete qua, va? Cazzo, però questi stanno attaccando. Vabbè, vieni a sud e dagli una mano. Tu invece vai a razziare loro. Perfetto. Qui credo che si decida sostanzialmente la campagna contro Cartagine, perché se riusciamo ad ammazzargli questi, che credo siano il grosso delle loro truppe, dovremmo grosso modo chiudere la guerra. Perfetto. Così abbiamo fatto. Sì, no, rimani pure. Vai qua allora. Stanno arrivando. Oh, tu vieni allora direttamente qua a sud, va? Così ci prendiamo il sud e quello a confine con la Musulania. Evitiamo che siano loro a prenderlo a noi. Hanno 15.000 uomini? Sti cavoli. Li hanno messi così al confine, assolutamente inutili. Sarà complicato toglierli, eh. Meno male che ho mandato i mercenari, così magari si sacrificano, li annientiamo e pazienza. Qui stiamo vincendo, ma magari mandiamo dei rinforzi, perché non sai mai cosa può arrivare da lì. Non so se sono i... cazzolino, però. Ma voi l'avete fatto? Ce l'avete fatta? Ah no, voi siete ancora... siete quelli deboli, quindi meglio che non mi mandi. Più o meno però. Vediamo se voi riesco a fermarvi. No, purtroppo no. Non riesco a fermarvi, quindi direi che voi fate così e vi andate a unire poi allo scontro. Non so se mandare anche loro, perché dal punto di vista del morale sono un pochettino a pezzi. 18.000, 19.000 e adesso dovremmo vincerla. Adesso però fermi tutti un attimo. Due legioni in ritirata, credo. Una. No, ne una sola, fortunatamente. Vabbè, tu fermati qua. Non ti spostare tanto a sud, va. Casomai ci fosse ancora bisogno di te lassù. Quella lì in ritirata. Tu sali a bordo e poi sbarchi. Abbiamo perso più uomini, ma abbiamo vinto. Quindi questa è una cosa quantomeno positiva. Gli altri li lasciamo un attimino lì a prendere la città. Oh, dobbiamo un favore alla fazione populista. 10 supporto, no. Ma non me ne frega, anche perché il console che c'è adesso è veramente un disastro. Allora, civic test più 5. Diplomatic reputation più 1. Ostetricia. Facciamo questo, va. Teniamo le truppe un briciolino più forti. Military test investment più 5. Va bene. Qui abbiamo 4 legioni, che in realtà qua non sono... sono già 5, perché qua ce ne sono 2. Una la sposterei già direttamente lì. Magari devo spostare quella più grossa, però va bene, dai. Magari le spostiamo insieme, anche a costo di perdere. Teniamo un fronte più avanzato che le metta insieme. Qua possiamo anche conquistare tutto quello che c'è. Tappiamo un pochettino la strada loro. Musulani e Maxiese. In Cenomagna sta migliorando la lealtà, molto bene. Voi vi state ancora riprendendo. Voi siete saliti a bordo? Bene, adesso provate a schiantarvi contro di loro. Ah, forse ce la facciamo anche. Bravi ragazzi. Li annulliamo in un colpo solo, 12.000 uomini. Perfetto. Bravissimi. Avete fatto un capolavoro, ragazzi. Complimenti a questi mercenari, devo dire. Beh, si sta riducendo il fronte. Questa è una cosa più che buona. Ci sono delle truppe della Musulania.
Sì, non credo che riusciremo veramente a conquistare tutta Cartagine, ma se riesco a ridurli a qualche territorietto sparso qui, a me va benissimo, francamente, Occupato dalla Turdetania. Sì, si stanno tutti approfittando per mangiare Cartagine, questo mi va più che bene. Se da un'unica potenza nascono tanti piccoli stati, a me va più che bene. Assolutamente più che bene. Vieni giù. Ok. Ma sì, torniamo a prendere un pochettino la costa. Non mi fa impazzire che siano quei 17.000 un po' separati, però... l'alternativa è grossa, non qui, e purtroppo devo accelerare un poco perché... altrimenti rischio di farmi veramente mangiare i territori che voglio conquistare dalla Musulania qui. Poi magari posso anche dichiarare guerra, una volta scaduto il... Oh cazzo, ecco di lassù, infatti, sono 17.000. Allora, tu imbarcati. E vieni a sbarcare quassù. Così ti utilizzo per provare ad annientare i cartaginesi. Perfetto, così. Tu torna verso nord, così vai a unirti. E ne discutiamo un poco. Infatti là si stanno anche muovendo, questo non mi fa per niente impazzire. No, fermati un... Ma sì, oddio, possiamo anche... Adesso ne stanno arrivando 8.000. Ci sono i 20.000. Andiamo su di loro. Se loro non riescono ad annullare il movimento, arriviamo che loro non ci sono più. Perfetto. Vittoria. Ti viene a mettere sotto assedio. Sì, direi che abbiamo ampiamente annientato i cartaginesi. La vittoria di questa quarta guerra cartaginese, perché in effetti è la quarta, non è la... Questa volta ci è voluto qualcosina in più della... rispetto alla realtà per vincere. Allora, i primi due che chiudono vanno... Okay. Tu vai a rafforzare questo esercito. Cazzo, cioè, perché un passaggio in più? Quindi c'è un cazzo di confine diretto. Aspetta, fermi tutti. 5 di lealtà, guadagniamo un granaio. Oppure guadagniamo 89, va bene, 5 di lealtà, un granaio. Vediamo dove sono arrivati però i barbari. Oh, che palle. Devo fare una fortezza anche lì, c'è poco da fare. Se no, facciamo una bella roba, va. Tu rimani lì, mando loro che sono più vicini, pazienza se lo spendo un briciolino, ma... Ok, anche a Celtianis abbiamo di nuovo vinto. Tu vieni a prendere qua giù a sud. Tu vieni su Tucca. La flotta... Ma sì, non ho intenzione di perdere malamente le flotta. Quindi anche se perdere delle navi contro quelle 26 credo sia abbastanza inutile, francamente. Accetta e accetta. Torniamo un attimino in Nord Italia, giusto perché vorrei evitare... Cazzo. I miei mercenari si stanno facendo battere. Sì, in effetti non li avevo neanche fatti addestrare particolarmente prima che scoppiasse il finimondo. No, forse ce la fanno, quantomeno per netta superiorità numerica. Voi andategli incontro e ammazzateli del tutto. Oh. Benissimo. Ah, c'è ancora un esercito forte allora dei cartaginesi, perché vedo dei musulani tornare indietro, eccoli qua, questi 8.000 qua che stanno infilandosi all'inseguimento dei musulani, ma temo che beccheranno le nostre truppe tra poco. Che cacchio fanno? Vabbè, abbiamo vinto. Ah, ci sono venuti direttamente loro incontro. Tu vieni a sud e tu invece affronti... non è il massimo a superare il fiume per attaccare, ma non posso far tanto diversamente. Ok, abbiamo vinto. Voi venite direttamente
più in là. Tu vieni qua, va. Voi dovreste arrivare che non ci sono più, quindi va benissimo. Che palle, abbiamo perso... Ci hanno razziato anche Fiorenzuola. Oh, bravissimi, che siete riusciti a razziare quella provincia. Ah, è per quello che ci faceva fare quei giri strani. Ok, li abbiamo credo ammazzati tutti a questo punto. Ecco, tu vai magari a recuperare quel... Anzi, vacci tu, va. Così voi invece vi sciolgo. Perfetto. Non mi servite più. Dato siamo a 67, quindi... Oramai... Dovrebbe essere quasi chiusa la guerra. Diana veteranum. Veteranorum. Pace imminente. Come pace imminente? Dobbiamo continuare a conquistare più e più. Oh, mercenari meno 10. Ma sì, facciamo crescere un po' la popolazione, va. Va bene. Sì, in pace imminente credo perché abbiamo conquistato quello che dovevamo conquistare. Ma io voglio arrivare almeno fino qua. Almeno fino qua. Costo veramente di prendermi poi tonnellate di aggressive expansion. Questa volta si chiude definitivamente la nostra guerra contro la nostra storia contro Cartagine. Cartagine smette ufficialmente di esistere con questa guerra. Non mi interessa nulla. Perfetto. Tanto dovrei avere... L'ho riportato in quale esercito? No, è ancora lì, infatti. Andiamolo pure in qua, va. Tu vieni pure in qua. No, tu vieni a intercettare loro, va. Perché io ho un po' timore che quei 7000 vadano a picchiare sui miei. Eccoli lì, infatti sono arrivati a picchiare sui 4000. Ma gli è andata male perché ovviamente li ho girati. E quindi direi che quell'ultimo esercitino di Cartagine sta smettendo di esistere in questo momento. Cazzo, ne hanno ancora 12000 però. Seleziona loro e mandali a prendere Zaria. Tagliamogli ancora un po' la strada. Ce ne sono 9000. Fai una roba, va. Ma no, rimandi di assediare, va bene. Muoverò loro appena avranno finito. Cazzo, però mi sa che perdiamo qua lo scontro. Devo forse muovere qualcun altro prima. Ok. Poi selezioniamo lui e lo mandiamo qua giù a sud. Cazzo è successo? Che è successo qua? Si è liberato un territorio. Sifitesia in Numidia. Ah, si è liberato Levantine local power di Sifitesia. Ah, vabbè. Va bene, così sono territori che non saranno più cartaginesi, ma che non dovremmo più conquistare, attaccare, far che cazzo vogliamo. Ma a questo punto potrei anche in realtà accontentarmi per non far salire tanto l'aggressive expansion. Tanto obiettivamente l'obiettivo di Cartagine annientata l'abbiamo già raccolto. Va bene, proviamo la pace con Cartagine. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E 10. La mia aggressive expansion sarà già di 35. Quindi direi che sì, ci possiamo decisamente accontentare di questo. E mandare la richiesta. Oh, perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok. Bene.
La quarta guerra contro Cartagine direi che è stata quella definitiva. Ora Cartagine non rappresenta più un problema per noi, il che vuol dire che adesso cercheremo di far riguadagnare un po' di lealtà alle nostre province, cercheremo di fargli riguadagnare un pochettino di stabilità e dopodiché facciamo intanto scendere un po' l'aggressive expansion, che adesso peraltro scende veramente di tanto, perché scende di meno 0,20, però insomma scende veramente in 5 mesi, perde un punto. Perché poi il prossimo obiettivo potranno essere o la Macedonia di qua oppure l'Egitto. Vedremo quale sarà anche l'opportunità, casomai qualcuno dei due dovesse riuscire a entrare, fosse in guerra con qualche altra grossa potenza. L'importante è che ora Cartagine, questi li sciogliamo, ora Cartagine non è più un problema. Ora Cartagine è il ricordo di un problema. Un ricordo che speriamo venga molto 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 presto debellato del tutto. Bene, direi che ci fermiamo qua. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. È stata una puntata, anche se l'unica della settimana, credo abbastanza interessante. La Musulania, non credo che ne avrà più per tantissimo, ma non posso purtroppo colonizzare perché non sono posti convertiti. Ma prima o poi magari proveremo a colonizzarli, soprattutto perché hanno degli elefanti e tutto questo mi piace parecchio assai. Bene, ci vediamo la prossima volta, sempre qua, con Imperato Rom. A martedì. Ciao ciao.